Salve amiche e amici, oggi apriamo con il Sukoi 57, in realtà è un video proprio dedicato al Sukoi 57, possiamo definirlo proprio uno speciale. Ho raccolto un po' di informazioni per voi che arrivano soprattutto da analisti occidentali e da fonti russe, per fare un po' il punto della situazione, visto che insomma è un aereo piuttosto sulla cresta dell'onda per quanto riguarda le, la diatriba secondo cui sarebbe un caccia di quinta generazione sfornato da casa a Sukoi secondo altri sarebbe molto più performante di quello che sembra secondo altri sarebbe una mezza sola come dicono a Roma quindi vediamo di cosa si tratta allora <coughs> oggi ci addentreremo molto nei dettagli tecnici di questa macchina confronteremo un po' quelle che sono le fonti e soprattutto per quanto riguarda le, i bollettini e le dichiarazioni ufficiali di casa Sukoi dove viene descritto in modo molto accurato alcune vengono descritte alcune delle componenti interne in modo piuttosto accurato, certo nei limiti della segretezza militare, e poi li confronteremo anche con i dati che abbiamo. Per quanto riguarda, per esempio, alcuni, alcune analisi del profilo eh, della propria firma radar dell'aeroplano. Per capire quanto è stealth e quanto non lo è quali sono le criticità legate al mi falso mito della cosiddetta stealthness di questo aeroplano considereremo anche i suoi sensori gli armamenti in dotazione il suo impiego operativo e a che punto sta con la produzione visto che molti continuano a dire che è fermo è fermo ai blocchi quindi ci addentreremo in questi dettagli. Come sempre, mettetevi comodi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, qui sotto al video è il momento giusto per mettere in pausa e iscriversi al canale. Già che ci siete, lasciate anche un commento. Quindi, stavo dicendo, ho aperto con questo video perché è in realtà un video di propaganda che viene passato come l'entrata in produzione dell'ennesimo aereo. In realtà <coughs> Se fate caso in questa sequenza c'è un piccolo ma ed è qui nella zona oscurata dove c'è stata messa una patch, una toppa per non far leggere il numero di serie. Infatti sulla fiancata vicino all'abitacolo viene indicato il numero di serie e abbiamo tre tipologie di numeri di serie per questo aereo. La prima serie era in blu, serie... Eh, che indicavano i prototipi, poi è passato in rosso con le, gli ordinativi di preserie e poi abbiamo in blu l'ultima che sarebbero i veri e propri aerei di serie, quindi hanno fatto lo sforzo per mascherare il numero ma si sono un attimino dimenticati che il colore sta a indicare che questo è un esemplare di preserie, non di serie. Fra l'altro però ecco c'è da dire che... È... Mostra una certa evoluzione e possiamo dire che sono stati montati i motori AL51. Quindi, sicuramente è un esemplare di preserie che è stato adattato per poter entrare in servizio. Poi di questo ne parleremo anche per capire quanti Sukhoi 57 sono oggi attivi in Russia. Insomma, poi mi ha fatto ridere vedere questa sequenza, non tanto per l'accensione, ma per la crew. Il, eh, il personale a terra che sembra un po' quello <ride> sembra un po' quello di Linate in un, un lunedì pomeriggio. Soprattutto c'è questo signore qui. Fate caso che fa il pugno così, e saluta san san san, molto tranquillo e l'aeroplano parte. Giusto per fare un paragone, in America il saluto agli aeroplani militari lo fanno in questo modo. <ride> sono un pochino un po' più entusiasti <ride> E quindi vabbè, giusto per ridere la, differen la differenza tra Ivan in pensione, ingegnere in pensione che guarda il cantiere <ride> in evoluzione e, e i soldati americani. Giusto per ridere e farci due, due risate. Allora, perché vi porto questo argomento oggi? Beh, intanto perché se ne sta parlando molto dopo la manifestazione aerea che è avvenuta in Cina il 2024 proprio qualche giorno fa in cui fra l'altro gli osservatori internazionali hanno potuto vedere il J-20 aereo stealth per la superiorità aerea cinese il J-35 è presentato per la prima volta quest'anno quindi in volo l'abbiamo potuto vedere in volo che è la copia sputata dell'F-35 americano con certe differenze e poi sono arrivati anche un paio di Sukhoi 57 uno è stato un mock-up in realtà è arrivato smontato dentro un aereo cargo e poi è stato presentato per la mostra statica. E l'altro è stato il prototipo che, che vediamo in questa immagine che poi ha fatto un volo dimostrativo. E questo volo dimostrativo, fra l'altro c'è anche la sequenza, la vediamo, sono circa 4 minuti e la commentiamo insieme. Ecco, alcuni effetti delle immagini che vedrete sembreranno un pochino strani, ma in realtà questo è dovuto al fatto che l'operatore che ha fatto il video ha utilizzato uno, sta uno stabilizzatore digitale di post-produzione, quindi questo che cosa fa? Compensa le vibrazioni del cavalletto e della telecamera, però in qualche modo distorce un po' l'immagine. A parte questo è un buon video. Quindi si vedono le doti di volo di questo aeroplano. Che ovviamente molti che fanno il tifo per la Russia. Che ne so, che sembra a volte una squadra di calcio. Oppure, che ne so, come il club dei motociclisti, quelli che sono per le Kawasaki e disprezzano, che ne so, le Ducati. Sembra allo stesso modo. Molti sono convinti che la manovrabilità di questo aereo è tutto e è, è in grado di sbaragliare la concorrenza occidentale. Che noi siamo buoni solo a spendere i soldi. Beh, bisogna dire una cosa, l'aereo come sempre ha dimostrato una grande capacità di manovra, soprattutto alle basse velocità, segno che il motore è un buon motore che è in grado, soprattutto se accompagnato con la spinta vettoriale, è in grado di orientare il vettore che pesa più di 20 kg in realtà a pieno carico 27 tonnellate quindi la manovra che gli, gli vediamo sempre fare è questa specie di foglia morta un, uno stallo controllato che gli permette in situazioni critiche fra l'altro qui vediamo in azione proprio le quattro superfici perché ha sia gli elevatori detti elevoni in questo caso perché svolgono sia il ruolo di stabilizzatori che elevatori e che ha leroni roni sono combinati, ce n'ha anche altri due vicino alla sezione frontale, e questi agiscono in sinergia per migliorare l'assetto e recuperarlo. Quello che è in grado di fare questo aereo, associato alla spinta vettoriale, che gioca un ruolo estremamente importante per muovere una massa così grande, gli permette appunto di essere sempre abbastanza controllabile, soprattutto in queste che sono del queste queste rollate sull'asse sull dell'imbardata dell che gli permettono queste figure. Vediamone ancora altre in azione. Lui è in grado poi di agire sull'elevatore con una spinta asimmetrica. Può fare queste, queste manovre molto strette. Ora, non è niente di eccezionale, nel senso anche altri aeroplani possono fare queste cose. Soprattutto da un punto di vista militare hanno un ruolo così coreografico, ma in termini di evasione non è come nei film di Hollywood dove i missili si battono in manovra. I missili si battono energeticamente. Poi meglio se non ti ritirano proprio, allora a quel punto ancora meglio. Qui sta facendo la manovra di Pukachev, il cosiddetto cobra, detto volgarmente quando tiri tutto all'indietro la cloche a bassa velocità perché se lo fai ad alta velocità si rompe tutto quanto, irrompibile da un punto di vista strutturale, quindi devi viaggiare al di sotto dei 600-650 km/h. Altrimenti vai incontro al cedimento strutturale. Cosa che, insomma, già di per sé queste velocità così basse in un combattimento aereo sono molto, molto pericolose. Quindi lui fa tira tutto indietro e l'aereo può superare i 90 gradi di pitch, e poi ritorna. In assetto di volo, ecco una cosa che ha eh, di vantaggio rispetto al classico Sukhoi 30, e sono queste ali orientabili frontali che gli danno maggiore controllo alle basse velocità. Insomma, è un aereo agile per la sua massa, però voglio dire, eh, in termini di combattimento aereo, queste cose ti servono relativamente. Qui si ferma a mezz'aria vediamo, per esempio, gli ugelli orientabili vedete che cercano di mantenere l'assetto in verticale per qualche secondo fino a quando poi l'aereo cade in stallo e recupera l'assetto di volo quindi è un buon aereo da un punto di vista aerodinamico eh, è indubbio che sia un buon, un buon aereo non è <coughs> non è cosa da tutti fare un aereo da 27 tonnellate che riesce a essere così agile poi per agilità è chiaro, tutto è relativo, perché finché fai queste cose davanti agli spettatori sul cielo dell'aeroporto, ok, tutto bello, ma in termini di evasioni contro missili non ti servono assolutamente a niente queste cose, perché un missile tira 50 G e tu sei lì fermo in aria a fare acrobazie con il tuo bestione da 27 tonnellate. Detto questo, comunque, ripeto, è sempre un modello che è estremamente bello ed è in grado di fare un'ottima acrobazia acrobatica, cioè se parliamo in termini di display, però, come devo dire, al di là di questo non c'è molto altro. Soprattutto vediamo fargli fare al suo pilota che è, tra l'altro è un pilota di grande esperienza, adesso lo vedremo, gli fa fare sempre queste cose, sempre in G positivi. Che cosa significa? Che l'aeroplano non è pensato per volare in volo rovescio, ma questo lo abbiamo già visto in tutta la serie su Koi 27. Perché avendo un grande, una grande superficie aerodinamica, tutta la, la fusoliera portante è pensato per essere molto efficiente, risparmiare carburante, avere tanta autonomia, viceversa non ha per niente la possibilità di volare in G negativi. E questa è una cosa che eh, no, no, non gli vedremo mai fare, volare rovescio, il Sukhoi 57 non, non può farlo, letteralmente. Questo perché eredita proprio la formula dal Sukhoi 27. Mi ha fatto ridere, mi hanno fatto ridere alcuni commenti al suo atterraggio, questo atterraggio qui. Che molti hanno detto, Eh, ma che modo è di atterrare, non si fa così, è arrivato tutto storto. Beh, no. <coughs> Questo è un tipico atterraggio russo, in scivolata d'ala, lo fanno soprattutto i piloti della vecchia scuola. <ride> questo, fra l'altro, se vedo il nome di questo collaudatore, ha fatto la display. Ehm, eccolo. Poi, tra l'altro, l'ha descritto migliore del J35. Eccolo, Sergei Bogdan è il pilota in questione. Questo è un, un vecchio soggetto di 57 anni che ha fatto la sua formazione anche con i MiG-21 e quei MiG-21 non avendo nessuna visibilità frontale, questa è, un vecchio, è, è diciamo, una vecchia abitudine dei piloti russi di MiG-21 perché non avendo nessuna visibilità frontale erano costretti ad arrivare storti all'approccio finale, in questo modo potevano vedere su, dal lato, quindi avevano una visuale sulla pista. Lateralmente, e poi questo, fra l'altro, lo eh, analizzeremo. Analizzeremo anche l'abitacolo di questo aeroplano. Comunque, ha fatto un bellissimo atterraggio. Devo essere onesto, molto morbido, <coughs> molto controllato. E quando tocca, vedete che tocca anche col rotino anteriore, richiama indietro la cloche. Infatti, si vede che le superfici frontali si abbassano, gli elevatori posteriori si alzano, questo perché il pilota sta richiamando indietro la cloche per offrire la maggiore resistenza aerodinamica e offrire al pubblico un atterraggio corto utilizzando anche il paracadute, rivediamolo. Altra caratteristica è che accomuna il Sukoi 57 al Sukoi 27 è che ehm, è pensato anche per utilizzare eventuali piste semi-preparate. Questa, questa cosa che si vede sul rotino anteriore, piccola, questo piccolo parafango serve per evitare che i detriti si sollevino e finiscano nelle prese d'aria. Il paracadute anche lo aiuta a rallentare perché ha una grande massa. Quindi, Andiamo avanti. Allora, perché di argomenti ce n'è da affrontare? Insomma, abbiamo visto questo bellissimo aeroplano fare evoluzioni, però, come devo dire, gli analisti e gli studiosi della materia aeronautica non si lasciano incantare da un po' di acrobazie, vogliono vedere sotto il vestito cosa c'è, e quelle sono le cose più importanti. Innanzitutto partiamo col dire che per la definizione <coughs> non riconosciuta, perché questa è una definizione inventata da giornalisti, di generazione. Eh, per generazione si intende un aereo che ha alcune caratteristiche, fra cui il fatto di essere multiruolo, il fatto di essere supersonico, il fatto di avere un'ampia autonomia e di essere stealth. E insomma, se un aeroplano ha tutte queste caratteristiche, compresa anche fra l'altro una certa Super Cruise, se ha queste 5 caratteristiche, 4 caratteristiche appartiene a una certa generazione in in base a quando è stato anche prodotto. Quindi è chiaro che per esempio un F-16 è un aereo supersonico, è un aereo che ha una piccola eh, visibilità a radar, perché è molto piccolo, quindi ha una ridotta visibilità a radar, e multiruolo, quindi in teoria apparterebbe a un caccia di quinta generazione, però in realtà è più di quarta, eh, che è degli anni 70. Il su 57, essendo un aereo molto giovane, come coetaneo con per esempio l'F-35 in teoria in termini di progetto dovrebbe essere un 5 ge quinta generazione e mezzo ma in realtà di stealth eh, lo vedremo a ben poco se un eurofighter è considerato un aereo di quinta generazione è qualcosa perché è stealth nel senso ha ah, una riduzione della propria firma radar grazie ai materiali, materiali compositi alla supercruise, e multiruolo, il Sukhoi 57 ancora non si trova in questa classe, si può parlare più di un caccia di quasi quinta generazione, alcuni definiscono quarta e mezzo in realtà. Il discorso nasce dal fatto che nel momento in cui questo prototipo, perché il modello che abbiamo visto volare questo qui, questo qui è un prototipo. Fra l'altro si legge 054, è una serie. Eh, Cos'è 032? quello che è, non mi ricordo. È una serie che è di un prototipo. Uno dei dieci prototipi realizzati per i voli dimostrativi. Eh, in Cina, <coughs> alcuni TikToker avevano un po' perculato le finiture di questo aeroplano, dicendo: Questo non è stealth, i nostri aerei sono migliori eccetera eccetera è un po' vero nel senso che questo prototipo che abbiamo visto volare presentava delle finiture piuttosto grossolane rivetti viti bulloni finiture fatte malissimo che tipo no mio cugino con 30 euro te le faceva meglio è, è chiaro che è, a tutti è chiaro da subito che si è, si è visto volare un prototipo uno della serie iniziale della prima dei primi dieci esemplari che sono stati poi sfruttati per i voli di prova mentre la produzione di serie la vediamo qui in questa immagine è già mh, migliore diciamo presenta rifiniture migliori lo vediamo in alcuni dettagli per esempio questi pannelli che vediamo avvitati male senza nessuna cura per i particolari negli esemplari di serie mostrano delle, mh, delle viti annegate nella vernice c'è un mi una migliore cura dei dettagli quindi questo è un po' l'evoluzione fra i, i prototipi e gli esemplari di serie eh, ora fino a un certo punto perché comunque ripeto rispetto se prendiamo un aereo un Sukhoi 57 di serie quindi per quello che dovrebbe essere un aereo stealth secondo la Russia se vediamo le differenze per esempio fra un prototipo di F-35 che vediamo qui a destra e poi l'aereo reale c'è un abisso eh, in termini di rifiniture perché appunto la vocazione principale del dell'F-35 è quella di essere un aereo invisibile prima di tutto, quindi è chiaro che c'è una cura estrema nei dettagli. Per questo quando si parla del... <coughs> del Sukhoi 57 si parla di un aereo, del primo aereo russo che ha un'intenzione di ridurre la propria firma radar, non è un aereo stealth, eh, non è come un F-22 e non è come un F-35, voglio dire, ehm, su questo insomma è piuttosto ovvio, ormai è abbastanza unanime. Però, ecco, per i, russi, per i piloti russi, in particolare Sergei Bogdan, che abbiamo visto in azione, da un punto di vista acrobatico, è migliore di tanti altri aerei. Su questo, voglio dire, posso credergli. Questo è il mock-up che abbiamo visto, di cui, di cui vi parlavo per la mostra statica in Cina, che, fra l'altro, ci mostra anche alcuni degli armamenti disponibili, in questo caso, vediamo. Tutto, tutta una serie di armi aria-terra, tra l'altro queste due, queste qui sono uh, bombe plananti, la più importante, la più, <coughs> la più a destra è una grossa bomba da una tonnellata e mezzo dovrebbe essere, che è pensata per distruggere eh, fabbriche, strutture, ponti e ha una portata di circa 40 km. Poi... Allora, questo è un po' lo schemino che presentava la Russia per dimostrare le capacità di questo aeroplano. Quindi vediamo eh, un aereo stealth che è in grado di lanciare i missili russi di alta generazione, in aria-aria, i missili aria-superficie di, alta, alta, di ultima generazione e più bombe plananti, bombe di precisione e missili antinave supercruise, fra cui dovrebbe esserci anche qualcosa di ipersonico. Quindi questo è Plan. Vediamo appunto la scheda dell'aeroplano secondo casa Sukhoi. Questa è proprio eh, una pagina molto interessante che racconta bene tutti i particolari. Queste sono fonti russe, quindi eh, bisogna un attimino prenderne atto. Da un punto di vista di produzione e la storia dell'evoluzione dei prototipi abbiamo il primo volo a giugno 2009, anzi questa è stata una cellula per prove di resistenza statica, scusate, rettifico, quindi era semplicemente un T50, all'inizio veniva chiamato T50 il prototipo, a giugno 2009 eh, inizia la... La realizzazione dei prototipi e delle cellule per le prove di resistenza a terra. Anche qui, poco dopo, il 24 dicembre, l'assemblaggio inizia nel dicembre 2007 nello stabilimento Sukoi. Fra l'altro, nel 2010, un anno dopo, il primo PacFa T50 effettua il primo rullaggio ad alta velocità con il carrello anteriore sollevato da terra per alcuni secondi e poi apre il paracadute. Per frenare uh, allora dobbiamo aspettare, fra l'altro, uh, un mese. Il 2010, alle 11:19 euro locale, abbiamo di nuovo Sergei Bogdan. Lui è il pilota collaudatore di Casa Sukhoi, quello che abbiamo visto in azione in Cina. Che fa il primo tentativo di volo il 28 gennaio. Fa un primo tentativo con il primo prototipo pilotabile ma viene subito interrotto perché si riscontrano problemi all'impianto frenante e ai comandi dello sterzo. Poi un anno dopo si, si, ci si riprova, 2011, siamo nel 2011 e quindi ehm, sempre con un prototipo, col secondo prototipo pilotabile. Sempre Sergei Bogdan fa il primo volo di prova con installato un motore di nuova generazione, qui si parla della L41 in realtà che non è ancora il 51, stiamo parlando sempre del motore evoluto rispetto al suo COI-30 ma con l'ugello fisso, quindi non con quello con l'ugello vettoriale, con la spinta vettoriale. Fa un volo di prova, eh... però il problema qual è? che dopo tutti questi voli si riscontrano problemi strutturali, nel senso viene riscontrata che la cellula appare molto stanca, nel senso eh, strutturalmente si vedono crepe da fatica, quindi tutto il progetto viene rivisitato in, nel corso del primo anno di sviluppo dei voli, per questo motivo il Sukhoi 57 subirà, enormi ritardi nel suo sviluppo perché in casa Sukhoi si accorgeranno che dovranno mettere mano pesantemente alla cellula per poterla rinforzare. Ora questo non è un problema solo russo, si è stato riscontrato anche nello sviluppo dell'F-35, questo è dovuto al fatto che i materiali compositi da una parte offrono un vantaggio in termini di riduzione della firma radar, però da un punto di vista di sollecitazioni non sono paragonabili all'erga o all'acciaio o all'alluminio che sia, insomma, perché eh, sono materiali realizzati con fogli sottili di eh, materiali che assorbono le onde radar, però non sono paragonabili, come sto dicendo, appunto a una resistenza strutturale maggiore di componenti in lega o metallici. Allora, eh, poi andiamo avanti, arriviamo al terzo prototipo pilotabile che fa altri voli di prova, che è quasi, è quasi identico al modello precedente con una livrea differente. E questi due aerei in realtà poi sono quelli che fecero tanti voli, eh, di cui appaiono tante foto, per esempio questa, dove sta? Questo qua per esempio è uno dei prototipi iniziali che si vedono spesso nelle immagini. Um, dove stavo? Ecco qui. Allora arriviamo poi al quinto prototipo. Tutti i quattro, i, i quattro prototipi iniziali, in particolare il terzo e il quarto, sono stati pilotati da Sergei Bogdan. Poi c'è Roman Kondratyev che fa uh, un altri voli e... e poi andiamo avanti con altri sviluppi per quanto riguarda appunto i rinforzi della cellula, prove statiche su altri prototipi pronti nel 2015, nel 2016, fra insomma il 2011 e il 2020 si fanno prove. Di resistenza strutturale su circa 7 prototipi per un totale di 10 che verranno sviluppati in tutto 10 prototipi pilotabili, eh, in realtà 8 saranno quelli realmente pilotabili, perché poi un paio verranno utilizzati per prove statiche e, e altri per quanto riguarda i test sui cedimenti strutturali. Quindi la prima, eh, i primi 10 aeroplani sono serviti a questo scopo. Arriviamo alla produzione di serie. Okay, il primo aereo il dicembre 2019 si schianta poco dopo uh, in un volo di trasferimento. Questo, fra l'altro, fu un fatto che c'era il giro del mondo, se ne parlò perché, appunto, proprio il primo aereo di serie doveva essere uh, stato sviluppato sulla base dei test precedenti e poi ebbe un problema per cui perse il controllo e il pilota si dovette lanciare che costò questo scherzo 32 milioni di dollari tra l'altro questa cifra è significativa voglio dire un, un aereo come un F-22 un F-35 non costano meno di 100 milioni di dollari un prototipo di prima serie russo che ne costa 32 è un po un, po un dato significativo e su questo ci torneremo nel senso perché una delle cose che possiamo notare nello sviluppo e nella produzione di questi aerei è che spesso sono stati utilizzati anche i modelli di serie per fare voli di prova e non avevano gli equipaggiamenti al completo. Questo è un problema che poi affronteremo anche fra poco. Inizia poi la serie vera e propria. Il primo aereo, come abbiamo detto, si è schiantato in un volo di trasferimento e poi iniziano gli aerei di serie a partire dal 2021. 5 aerei di serie prodotti fra il 2020 e 2021 consegnati nel 2022, quindi 5 aerei. E poi 6 aerei nel 2022 e altri 10. Nel 2023 però questi ecco quelli confermati che posso darvi con certezza qui per questo questa pagina che fa appunto anche un resoconto dei vari avvistamenti sugli aeroporti questo per esempio è l'IPCEC che è la base dove sono stati dislocati l'IPCEC nel 2022 proprio la data di cui vi sto parlando ne mostrava 4 di aerei di serie sono questi qua fra l'altro L'immagine di Sat di Sentinel eh, mostra, probabilmente visto che ha una precisione di 60 metri, mostra che un mese fa un paio di questi aerei si trovano ancora qui, almeno due degli aerei di serie, i primi aerei di serie. In ogni caso, quindi ricapito ricapitolando, come aerei di serie abbiamo eh, 5 fra il 2020-2021. 6 fra il 2021-2022 e, e qui si parla poi di 2000, più di 10 nel 2023, però queste consegne non sono confermate, non ci sono avvistamenti e si parla 4 nuovi velivoli, 7... Sette... Mm. Le consegne nel 2024 poi sappiamo non sono state consegnate, non ci sono state consegne, probabilmente una o due aeroplani. Quindi attualmente come aerei di serie per quanto riguarda il Sukhoi 57 si parla di una quindicina di esemplari volendo essere diciamo ottimistici fra i 15 e i 20 esemplari. Quindi il problema è qual è? Il problema, lo vedremo più avanti, è legato alle sue componenti interne, perché va bene finché parliamo come ragazzini di aeroplani in cui si ammirano le sue evoluzioni acrobatiche, è un discorso, però la ciccia dietro questi aerei è nei sensori, nelle, negli apparati avionici, nelle armi, perché stiamo parlando di un aereo che dovrebbe essere un po' la controparte, nato come la controparte dell'F-22 americano. L'idea almeno inizialmente era quella. Il problema è che poi nel frattempo l'F-22 verrà radiato a breve e nel frattempo Europa e Stati Uniti hanno pensato di dotarsi dell'F-35. Allora, le cose interessanti di questo aereo, almeno nella sua dichiarazione ufficiale, iniziano con l'Avionica, ehm, dove ha un sistema SH121 integrato elettronico per la, eh, il puntamento delle armi, questo è un sistema eh, computerizzato che si associa al, al radar principale dell'aeroplano e che serve per appunto puntare l'arma, il missile contro un bersaglio che sia aereo o a terra e poi lanciare l'arma di conseguenza, quindi deve essere eh, un, un sistema è un sistema fondamentale dell'aeroplano e su questo ci torneremo l'SH121 poi l'H036 che è il radar principale dell'aeroplano anche questo elemento essenziale e cruciale del Sucori 57 ed è composto da 12 antenne eh, che lavora in banda X e banda L ora queste cose possono sembrarvi astruse, ma in realtà la banda X è la classica banda che viene utilizzata dai caccia e intercettori per individuare aeroplani in volo. La banda L è un po' una risposta per aggirare la cosiddetta invisibilità di alcuni aeroplani, perché è una banda che viene utilizzata soprattutto nelle grandi antenne a terra e che avendo una modulazione molto più ampia permette. Insomma, di, di vedere anche oggetti elusivi che hanno una ridotta, eh, una ridotta eh, traccia radar. È quella banda, per esempio, che viene utilizzata anche da alcuni radar eh, di terra, come per esempio. I radar meteorologici o quelli degli aeroporti che per esempio devono individuare stormi di uccelli nuvole questo tipo di, di oggetti che possono rappresentare un pericolo per il volo quindi va da sé che questa cosa che vi ho detto ci dia l'idea che è una una banda che necessita prima di tutto di grandi antenne molto potenti e, e permette così di aggirare un po' il problema della invisibilità fra l'altro questo, questo radar è il radar principale, quindi quello che è rivolto in avanti, dove sta? Se c'è un'immagine ve lo mostro. Lo vedremo più avanti in altre immagini. E, insomma, è il radar presente nel muso dell'aeroplano. Dopodiché al radar principale H03... 6, si montano anche due radar laterali a vista laterale questo lo vediamo in questa immagine ecco, ecco, qui si vede meglio nel musetto, tra l'altro in questa linea di demarcazione del musetto è alloggiato proprio qui il radar principale e in questi pannelli laterali vengono alloggiati altri due, altre due antenne eh, scusate, emettitori per quanto riguarda rad un radar aria-terra, quindi il radar principale si integra con altre due antenne che eh, sono specializzate per le scansioni aria-terra. Fra l'altro, il progetto prevede anche un radar posteriore. Con 358 moduli il radar principale ne contiene 1526, sono queste piccole antennine poste tutte insieme. E quindi in questo, in questo cono posteriore il Succo 57 dovrebbe ospitare anche un radar a scansione posteriore. Questa, potrebbe essere, questa è una soluzione innovativa, nel senso che però ha anche i suoi svantaggi e vedremo quali. In realtà poi questo eh, non è ancora stato confermato attualmente, non, non, si, hanno, eh, non si hanno notizie dell'installazione di questo radar, e non ci sono prototipi che lo mostrano installato, seppure per esempio dove sta, seppure se fate caso questo piccolo simbolino giallo che si vedeva anche nella mostra statica in Cina sta a indicare, no, non si vede qui. Ah, vabbè, si vede meglio qui. Ah. Questi simbolini stanno a indicare per il pericolo di eh, radiazioni elettromagnetiche, quindi la, almeno la livrea è predisposta per l'installazione di questo radar. Tra l'altro, poi monta anche eh, un ottavo radar, quindi sono. Tutto un insieme di radar sempre eh, associati al radar principale in banda L, e questa è un'altra innovazione che è stata anche adottata in altri aerei occidentali come l'F22, l'F35, cioè sono dei radar installati nelle ali, nella parte anteriore dell'ala e sulle estremità alare, la cui funzione è quella di lavorare in banda L. La, la, il ragionamento che possiamo fare, qual è essendo le antenne che lavorano in banda L dovendo essere molto grandi, hanno pensato di distribuirle su tutta la superficie dell'aeroplano, in questo modo cumulativamente possono raggiungere l'ampiezza di banda necessaria per queste scansioni. La funzione secondaria di questa antenna è quella di fare IFF, quindi sono in grado fra l'altro di inviare un treno di informazioni che se l'aereo che riceve questa informazione dispone di un dispositivo in grado di decryptarla può, di rimando può trasmettere un'informazione, eh, facendosi riconoscere come alleato. Quindi è il sistema che permette il lavoro. IFF su, sul, sull'aeroplano. Questa antenna viene detto nella paginetta, sempre su COI, che può essere utilizzata anche per disturbare i collegamenti di comunicazione satellitare. Eh, quindi queste antenne fra l'altro hanno anche altre posizioni sull'aeroplano, tipo nella parte superiore del parabrezza davanti al tettuccio. Quindi hanno anche alcune capacità di disturbo elettronico. Quindi si ipotizza che possano essere utilizzate queste antenne in banda L anche per ruoli di guerra elettronica. Insomma, queste sono poi uh, ipotesi. Si parla poi della classica suite per contromisure di guerra elettronica, disturbatori, che sono pensati su, per lavorare anche questi in banda X ed L. E, e poi ci sono, vabbè, anche questo, il 101KS e il sistema elettroottico integrato, definito Atollo, in uh, dicitura NATO. Questo è il sensore principale a infrarosso dell'aeroplano. Lo vediamo qui. Questa bolla che si vede davanti all'abitacolo contiene un, un sensore elettro-ottico, questa bolla qui. Questo qui è appunto il, il 101KSV, il sistema aggiornato IRST che permette ricerca e tracciamento infrarossi di altri oggetti in volo, identificare e tracciare più bersagli aerei contemporaneamente. Ha tre canali infrarossi, TV e laser. Il laser serve per, come telemetro per la misurazione della distanza del bersaglio e anche eventualmente per l'evidenziazione del bersaglio. Questo sensore l'abbiamo visto spesso sopra su tutti i suoi 27, su sui 30 è il sensore passivo principale degli aerei da caccia russi. Quindi eh, lo conosciamo da un po' ed è stato introdotto nella sua versione più aggiornata sul Sukhoi 57. Um, fra l'altro, una cosa, ecco, questo la dico fuori dai denti: il, il telemetro laser che utilizza per la misurazione della distanza e per agganciare il bersaglio, in realtà può essere visto. Ci sono contromisure per questo sistema, per cui un Eurofighter, un F35, così come anche alcuni elicotteri d'attacco, se vengono interrogati in maniera passiva dal sensore infrarossi del Su-27, del Su-30 e anche del Su-57, nel momento in cui viene sparato questo raggio laser, loro lo percepiscono e sentono un allarme, quindi sanno alla direzione da cui arriva quella, quella minaccia e va da sé che un sensore passivo elettroottico eh, non è poi così passivo, non è così stealth, fra l'altro. Poi viene associato anche questo sistema elettroottico. Viene associato anche un sistema di contromisure direzionali infrarossi, basato sempre sul laser, dove ci sono due torrette che sparano. A raggi laser sembra un po' un'astronave, ma in realtà queste torrette sono poste sul dorso. La vediamo qui in questa bolla circondata dal cerchio verde e sotto il muso. Queste sono delle, letteralmente, dei piccoli cannoncini laser <ride> multidirezionali, sono in una bolla e che servono a disorientare i missili in arrivo. E in base a quello che viene detto nella scheda, anche aerei in arrivo accecare i missili e aerei in arrivo, viene detto. Poi c'è cioè, il sistema sempre di allerta per l'avvicinamento di missili, eh, lavora in ultravioletti, questo viene posizionato qui. Vedete queste, questi pannellini che si vedono, che sembrano delle telecamere? Questo è appunto un sensore ottico di prossimità che permette di rilevare se ci sono missili, per esempio passivi, in arrivo o aerei. È un sistema eh, di allarme che si affianca al RWR tradizionale, oltre a questo poi eh, monta un sistema IRST di ricerca e tracciamento ottico e infrarossi per identificazione e tracciamento di bersagli terrestri. Questo, però, viene fatto attraverso un pod esterno. Allora, vediamo se lo becco, avevo una foto di questo pod esterno. Uh, eccola. Quindi stiamo parlando del 101 KSN e questo pod sulla sinistra, sotto la gondola. Questo è l'equivalente de del Lightning o sniper americano che si monta sotto l'F-16. il che, insomma, questo è un'altra cosa che la dice lunga, perché appunto è una cosa da caccia di quarta generazione. Se consideriamo, per esempio... Che un, un F35 ce l'ha integrato sotto il muso questo sensore. E fra l'altro, in un alloggiamento che ha caratteristiche stealth, vedete? E fra l'altro, anche il G20 cinese è predisposto e, na e nasce con questo sensore integrato. Questo perché, ovviamente, il discorso qual è? Se fai un aereo stealth, non è che poi, poi ci puoi attaccare cose sotto perché queste cose non sono stealth per niente, cioè basta solo questo oggetto per farti vedere. Però ecco, eh, sicuramente è un sensore aggiuntivo che il Su-57 può trasportare e che gli permette di fare attacco al suolo. Senza quello non ha la possibilità di agganciare niente a terra, il che è un bel problema. Fra l'altro poi vabbè, ha anche dei strumenti di lettura del terreno che gli permettono di fare atterraggi più in sicurezza, di leggere il, il terreno per fare manovre a bassa quota, vabbè, queste sono cose abbastanza normali. Oltre a questo c'è tutta la suite di navigazione che si integra con, uh, internamente per quanto riguarda giroscopi e sistemi che lavorano in banda laser per fare dei rilevamenti precisi in assenza di satellite perché il sistema satellitare russo non è detto che ci sia sempre a disposizione quindi l'aeroplano è in grado di navigare fare appunto navigazione inerziale con uno scarto qui viene detto di 1,85 1,8 km all'ora di scarto di errore. Poi va bene ci sono anche i sistemi di comunicazione, eh, oltre appunto al GLONASS, il sistema di navigazione satellitare e quant'altro. Qui vediamo la disposizione di tutti questi sensori di cui abbiamo parlato. In rosso il radar principale NO36 o N036 meglio, in rosso vedete la sua antenna principale, sui lati la scansione, il radar utilizzato. Per le scansioni aria-terra in coda non pervenuto, sempre l'N036KH per scansioni posteriori in giallo. Nel trittico visto dall'alto sui porti d'attacco delle semiali e delle ali e alle estremità, vediamo l'integrazione dell'N036L in banda L per consapevolezza situazionale. Vedete quindi hanno letteralmente. Messo tutte queste antenne intorno all'aeroplano, poi sopra e sotto vediamo i due sensori eh, di difesa dell'aeroplano: in giallo 101 KSU, 101 KSU. Questi sono sensori che rilevano missili in arrivo e leggono la situazione intorno all'aeroplano per le eventuali minacce, in azzurro 101 KS0. Questo serve come contromisura elettronica per i missili in arrivo. Poi queste qui in verde sono le antenne satellitari e per la navigazione inerziale, e questo è, le bande in VHF e UHF poste sulle, sui timoni, sulle derive di coda, lontano dalle interferenze radar. Quindi, insomma, per quanto riguarda i motori, eh, la situazione è sempre stata molto... Critica perché, fino ai prototipi, le... fino al 2018, eh, non ha utilizzato motori moderni, ha utilizzato i motori della serie del Sucoi 30. Fondamentalmente, quando si dice che tutti gli sviluppi tecnologici del Sucoi 57 in realtà eh, sono andati a beneficio delle serie precedenti, che sono stati eh, migliorati retroattivamente, poi comunque sono state introdotte anche migliorie. Uh, un miglior collimatore un tettuccio in materiale idrocarbonato è stato ecco udite udite eh, anche i russi piano piano sono arrivati a una tecnologia con un casco che proietta i dati quindi addio oculare tipo anni 70 che si usava su 27 una tuta anti g migliorata e quant'altro per quanto riguarda le armi, beh, eh, questa, questo è il trittico che ci mostra le baie interne per il trasporto delle armi, la eh, cui funzione è proprio quella di non avere niente di esterno. Eh, in questo caso, nella sua configurazione più stealth possibile, il, il Sukhoi 57, pur essendo un aereo da 30, quasi 30 tonnellate, 27 quant'è, trasporta fino... a internamente fino a un massimo di 4 missili attivi o semiattivi eh, radar e 2 missili per la difesa per, eh, a corto raggio. Stiamo parlando della capacità che ha praticamente un F-35, neanche un F-22 che ne porta 6 di missili attivi, il che è un po' un problema, nel senso va bene, poi vedremo. Altro, altra caratteristica interessante, prima di vedere altre cose più, più nel dettaglio, è come è, formata, come è stata realizzata la presa d'aria che ha appunto una geometria variabile, il che è normale, nel senso che internamente la, il flusso d'aria che arriva al motore deve essere regolato, in quasi tutti gli aerei moderni avviene ciò, ehm, perché permette di migliorare l'efficienza dell'aria in ingresso del motore questo avviene con una con un deflettore posto all'interno della presa d'aria e ha il doppio scopo di ridurre la firma radar frontale e di migliorare così l'efficienza del motore quindi vediamo qua altri dettagli ma per il resto questo è il documento allora come vi ho detto questi sensori li possiamo vedere nei, nelle serie nelle ultime serie perché nei prototipi non ci sono per esempio questo il 054 è un prototipo che presenta l'N101 per eh, l'ottica 101 per il rilevamento di missili ma per esempio gli mancano completamente i, i sensori per la difesa ehm, quindi nel corso del tempo il Suco 57 ha avuto diverse versioni che sono servite come banco di prova, però le tecnologie che ho descritto non sono state introdotte subito, sono state introdotte con il contagocce e sui modelli di serie le vediamo in alcuni casi, tipo questo, per esempio. Questo prototipo in alto ha le, gli equipaggiamenti e, e il modello di serie pure. Quindi li vediamo, a volte ci sono, a volte non ci sono, è una questione appunto che vengono i prototipi vengono usati per test. Parliamo della caratteristica principale di questo aereo che dovrebbe essere la sua cosiddetta invisibilità. La domanda è questa: il Su-57 è un aereo stealth? La risposta semplice è no. Tutti i modelli che vengono realizzati in simulazione per quanto riguarda semplicemente le geometrie con cui è costruito ci dicono che il Suco 57 ha una, un ritorno radar paragonabile a quello di un F-18, fondamentalmente nella banda X, S, L, VHF. Stiamo parlando di un aereo che si fa vedere non ha una traccia ridotta. In sezione, per esempio, questa è la sua firma radar vista dall'alto, vediamo anche fra l'altro quanto è accentuata la sua firma radar visto posteriormente. Lateralmente dove le zone rosse sono quelle di maggior ritorno. Questo perché ovviamente. Eh, posteriormente non è per niente Stealth, non esiste, cioè siamo anni luce da una soluzione, per esempio, come quella dell'F22 che vediamo in questa foto, dove vediamo non solo i cunei responsabili per la spinta vettoriale, ma la loro forma appunto. Integrata con tutta la sezione posteriore dell'aeroplano, serve appunto per mascherare l'aeroplano sia nella luce elettroottica che in quella eh, elettromagnetica. Tutti, tutti i modelli, per quanto riguarda la, il ritorno radar di questo aeroplano, ci dicono che, per esempio, se non dovesse usare le sue contromisure elettroniche, la sezione frontale avrebbe grossi problemi, a un minimo di. Riduzione della propria firma radar per angoli non direttamente coinvolti sull'asse longitudinale, dove vediamo in verde qui, mentre in tutti gli altri angoli c'è un degrado che è dovuto essenzialmente a, alla sua forma, cioè non possiamo aspettarci che tutti questi spigoli, tutte queste, queste geometrie, le ali che si piegano, le cerniere, gli angoli. Que tutti questi bordi non facciano ritorno e proprio siamo lontani a ne luce da una configurazione pulita e, eh, come quella per esempio di un F-35 dove sta se ve la mostro è in questa in questa immagine e anche qui questo per esempio eh, questo F-35 ha qualche problema dovuto per esempio alla sonda eh, per il cannone che ha deteriorato alcune caratteristiche, però se è un aereo che è pensato per penetrare lo spazio aereo nemico frontalmente è assolutamente invisibile un F35. Quindi in questo schema vediamo il momento in cui un F 1 Su-57 si avvicina frontalmente eh, tanto stealth non è. La situazione migliora un po' con l'utilizzo di eventuali contromisure, dove abbiamo una riduzione appunto frontale però ecco non, non stiamo parlando di un aereo stealth questo è appunto lo schema sull'aspetto frontale in banda x senza l'utilizzo di contromisure elettroniche e insomma si fa vedere il rosso significa che si fa vedere il blu ecco è, sono tutti quei punti in cui l'aereo ha un'ottima riduzione dell'RCS la situazione migliora un po quando abbiamo appunto contromisure elettroniche studiate per limitare proprio la banda X. La banda X è quella che viene utilizzata sui radar da attacco degli, dei caccia intercettori. Come vedete insomma questa è la situazione. E perché è così grave la, il problema del Succo 57? Beh per proprio ah, piccoli dettagli ma molto molto importanti, per esempio questa bolla che contiene il suo IRST, sensore elettroottico, è assolutamente deteriorante se parliamo della sua firma radar. Dove stava? C'era un'immagine che avevo preso, tipo qualcuno, <ride> qualcuno senza saperne leggere né scrivere ha detto ma perché non la fanno così come la usa l'F-35? Anche perché il concept del Sukhoi 35 prevedeva una situazione del genere. Poi, ovviamente, ci sono anche altri problemi eh, per quanto riguarda l'aeroplano. Come ho detto, poi, per quanto riguarda il motore, la L51 lo sta vedendo la luce ed è un motore che è stato pensato anche per ridurre la propria firma termica e la propria firma radar. Il problema radaristico degli aeroplani, dei motori degli aeroplani, è che frontalmente la loro ventola è un grosso problema per le onde elettromagnetiche. Vediamo infatti in questo schema come F22, F35, J20 cinese hanno adottato delle soluzioni per nascondere all'interno, molto separati dal, dalla presa d'aria, le, le ventole dei motori. Mentre se guardiamo la sezione frontale del su 57 intravediamo le ventole. E questo non è stealth. Non è stealth per niente. Assolutamente. Queste ventole vengono viste molto di più di tutto il resto dell'aeroplano. Perché sono dei dischi, letteralmente. Cioè eh, vengono percepite, essendo poi i metalli, metalli, che non possono essere fatte in materiali compositi assolutamente. Quindi sono le cose che più che più fanno ritorno. Quindi insomma, anche se c'è un tentativo di mascheramento delle ventole con questa geometria variabile, ma questa ha più un'intenzione un aerodinamica, comunque il discorso rimane. Poi ci sono anche altri aspetti legati alla stiva dei missili che non abbiamo ancora visto aperti c'è questa immagine che sta circolando grazie al mock-up che è arrivato all'Airshow in Cina, ma questo è per una mostra statica, quindi probabilmente è vuoto o mostra delle cose fittizie. Però ad oggi non si è ancora visto eh, non si sono ancora visti i pannelli delle armi come funzionano, come dispongono i missili. Questo è un aspetto critico dell'aeroplano è fondamentale. Quindi qui vediamo la disposizione dei missili internamente dove vediamo 4 R77 1, che dovrebbe essere la versione più evoluta di questo missile. E due classici R73, anche se nel Deplan si parla di R74 che dovrebbe essere la versione più aggiornata dei loro missili a corto raggio. L'R-77 in realtà la sua produzione è iniziata negli anni 80, era un missile. Corto raggio attivo, poi ha avuto delle evoluzioni per eh, migliorarne il suo raggio. Eh, è paragonabile a un 120, un Amram americano, il B più che altro, fino alle versioni, fino alle versioni AE che sarebbe un po' quello che viene utilizzato dai Sukhoi 30 oggi. Con un, con un raggio di circa 50 miglia, una ottantina di chilometri, è paragonabile a una, M120, una, una Via di mezzo fra una m 120B e una 120C. È un missile attivo, e quindi lo lanci e dimentichi dopo una fase iniziale che necessita la guida. Uh, L'R77-1 è stato migliorato per quanto riguarda le ali non presentano più quelle brutte griglie che si, vedono, che si vedevano negli anni 70 queste qui queste griglie qui le, i nuovi modelli sono state sostituite con ali un po' più efficienti sul lungo periodo perché queste ali servivano inizialmente per dare molta possibilità di manovra in velocità supersoniche al missile il problema è che i missili in regime supersonico ci restano relativamente finché sono accelerati quando perdono velocità poi devono planare e quelle ali tendono a funzionare come aerofreni, fondamentalmente. Però inizialmente, come vediamo, i, i primi R77 erano sviluppati per essere molto efficaci a corto raggio e quindi finché il motore era acceso, letteralmente. Poi con le R77M le cose sono cambiate e hanno introdotto ali normali, tradizionali, come vengono usate anche in Occidente. L'R77-1 è la versione che poi eh, dovrebbe essere utilizzata dal Sukoi 57. Ehm, anche qui un raggio di ingaggio migliore, intorno alle 68 miglia, che è equiparabile a un AIM-120C, fra il C e il D, con un raggio, con una estensione del proprio raggio d'azione di 110 km. Ok. E poi, vabbè... È stato anche ipotizzato un progetto insieme alla Cina per quanto riguarda il K77M che dovrebbe essere una versione che in teoria la Russia vorrebbe realizzare per competere con il Meteor europeo. Infatti è un missile che utilizza anche un motore scramjet combinato per aumentare per estendere ancora di più il proprio raggio d'azione. Ora non ci sono notizie sullo sviluppo di quest'arma, in realtà è un po' in fase di studio attualmente. Detto questo, poi ci sono stati altri progetti come l'R-37, questo grosso missile in stile Phoenix, il vecchio M54 AM Phoenix americano. Questo è un missile in teoria pensato per essere antibombardiere che è poco manovrabile data la sua massa da 600 kg e fra l'altro ben poco trasportabile da un caccia e più è stato un missile utilizzato dai MiG-31 all'epoca ci fu anche il progetto del KS-172 anche questo non è andato mai molto oltre la fase di prototipo però queste sono le armi aria-aria che può trasportare per quanto riguarda l'aria-terra il Sukhoi-57 può utilizzare eh, L'inventario che già utilizzano su Koi 30, su coi 34 quel tipo di armi lì. Eh, se associate poi al suo sensore da puntamento 101 KS, può utilizzare, per esempio, armi a guida laser. Il laser non è infinito comunque, cioè ha una portata limitata per poter fare collimazione alle armi, per cui prevede che devi arrivarci sopra il bersaglio per puntarci l'arma. E oggi voglio dire le cose stanno cambiando dal momento che i puntamenti di laser li fanno altri non li fa l'aereo la, lanciatore in ogni caso per quanto riguarda il suo impiego operativo è un discorso complicato nel senso secondo la stampa russa il Succo 57 è stato impiegato in Siria e in Ucraina però questo non è mai stato confermato secondo il Kiev Post e un po' grande assente in questa guerra di invasione russa, per cui non è che gli ucraini hanno visto eh, cadere, colpite le loro basi, colpite eh, le loro infrastrutture senza sapere chi li avesse colpiti, quello che è successo presumibilmente è che se i Su 57 sono intervenuti, lo hanno fatto dalla debita a distanza senza mai entrare sul territorio ucraino. Lanciando missili da crociera tipo il Kh 59, 69, che sono appunto missili che, fra l'altro, non è che ci vuole il Sukhoi 57 per lanciarli, li può lanciare anche un Sukhoi 34, un Sukhoi 35, normalmente dalla Russia. Quindi che siano stati Sukhoi 57 o Sukhoi 35, non fa nessuna differenza se, sono, se li lanciano da fuori dallo spazio aereo. Quindi non saprei il discorso che, almeno, se, secondo le fonti russe, eh, so, Soiku la Sui57 ha dimostrato grande efficacia in battaglia. In realtà poi non ci sono prove, evidenze significative per questo utilizzo. E fra l'altro, eh, è stato più colpito lui <ride> che eh, a dimostrare i suoi effetti in battaglia. Come a giugno che. E fu colpito da dei droni un paio di loro furono danneggiati uno gravemente fra l'altro ci sono le immagini satellitari a dimostrarlo quindi insomma da un punto di vista aria terra il ruolo del suco 57 nel conflitto in ucraina è molto discutibile e insignificante sia per il numero così esiguo di esemplari se parliamo appunto di una decina ma al massimo una ventina di questi che tirano Missile da Crociera è un ruolo che possono fare anche tanti altri aerei dell'arsenale russo. In aria-aria non si sono visti i suoi effetti. Fondamentalmente nella fase iniziale del conflitto le perdite ucraine sono state a seguito di lanci di normalissimi su 30 e su 27 russi. Quindi se dobbiamo considerare che la, uh, le capacità di un aereo stealth sono quelle appunto di sfruttare la sua invisibilità, di arrivare a colpire senza essere visto, il Sukhoi 57 questo obiettivo lo ha mancato. Ora, per quanto riguarda eh, l'abitacolo, ci sono delle immagini, queste in realtà sono prese dai mock-up, suppongo, non posso darvi la certezza che sia il reale abitacolo di, del Sukhoi 57, se no probabilmente il l'esemplare che in Cina hanno mostrato per la mostra statica comunque vediamo una disposizione moderna con tre MFD integrati in un unico display e l'assenza di qualsiasi strumento analogico il che fa un po' strano per la Russia voglio dire non è da tutti questo per esempio è un mock-up precedente alla prima serie quindi dei prototipi che veniva mostrato in mostra scusate, scusate il gioco di parole veniva mostrato in mostra statica alla base di, di esposizione su Coi eh, dove, vedete, ci sono due schermi, non tre, come si è visto nell'evoluzione del progetto. Qui abbiamo il pannellino Ecran per gli allarmi. Per il resto mostra una normalissima plancia classica da Sukoi 35. In quest'altra immagine appunto vediamo a destra il modello presentato inizialmente del prototipo con i due schermi e a sinistra quello che dovrebbe essere il mock-up della serie, della produzione in serie con questi tre schermi che hanno una leggera inclinazione. La disposizione degli strumenti non mi fa impazzire, soprattutto poi questa, questo schermo, questo mini schermo con i dati di volo, di motore, i fondamentali. Dove credo che ci siano motore, anemometro, giro bussola o HSI, scusa, HSI. Mentre appunto nella prima versione già c'erano alcuni strumenti ridondanti. Allora, per quanto riguarda la produzione e ferma di questo aeroplano, beh, secondo molti sì, nel senso che i motivi sono ben chiari. Innanzitutto sono legati non tanto alla grande manovrabilità dell'aeroplano e al suo modello esterno, quanto alle componenti principali, in particolare del radar che ho citato. Radar che non è uno scherzo da realizzare e che prevede tecnologie da parte di tutto il mondo per poterlo portare avanti. Ehm, qui, appunto, in questi vari documenti si spiega che alla fine i motivi per cui la produzione del Sukuoku 57 è ferma è perché le tecnologie per realizzare il loro radar principale, sia in banda X che banda L, arrivano appunto dal Giappone, dall'India, dagli Stati Uniti. Taiwan, Germania, come vedete, questi sono tutti connettori. Capa, eh, oddio, io non sono un esperto di elettronica. Sono tutte componenti elettroniche, microchip, circuiti integrati e quant'altro. Tutte queste cose venivano importate per poter realizzare l'aeroplano. Di conseguenza, se, se non possono arrivare, è chiaro che la produzione è ferma per arginare questo hanno provato a decentralizzare molto le componenti ma questo comunque ha portato a enormi ritardi attualmente pare che la produzione del suco 57 è ferma ai blocchi per cui insomma la situazione è questa eh, no, anche se all'inizio ho aperto con questo video e in questo video anche se i russi hanno cercato di nascondere vedete i numeri di serie che sono nascosti voglio dire se la produzione va a confievele e devi dimostrare un video in cui stai dicendo che l'ennesimo esemplare è uscito di fabbrica perché non fai vedere i numeri <ride> è chiaro che qualcosa non torna però ecco sicuramente sembra avere tutte le componenti almeno questo aereo poi per quello che possiamo vedere esternamente in ogni caso la situazione è questa, pochi esemplari, elementi fondamentali del radar che eh, arrivano dall'Europa e dagli Stati Uniti, beh direi che insomma qualche problema di produzione c'è. Bene cari amici, per oggi è tutto con questo speciale, se avete domande, proposte mi raccomando scrivetemi, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace anche a questo video. E come sempre, un abbraccio e buon fine settimana a tutti.